Siamo a Firenze. È la fine del Cinquecento ed è iniziato il declino del Rinascimento. Il clima è quello del rigore morale dettato dalla Controriforma e la città, sotto la reggenza di Francesco I de' Medici, granduca dispotico ma dal gusto raffinato, genero dell'imperatore del Sacro Romano Impero Ferdinando I d'Asburgo, è diventata il centro di flussi culturali europei e di ricerche scientifiche che preparano il terreno a Galileo Galilei. A corte c'è un artista molto stimato, definito pittore universalissimo dai suoi colleghi per l'incredibile versatilità, e i cui ritratti di animali e piante, a detta dei più colti naturalisti, non mancavano di nulla se non di spirito. Il suo nome è Jacopo Ligozzi, e una mostra alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti lo riporta dopo secoli all'attenzione del mondo. Il percorso artistico di Ligozzi comincia da Verona. La sua è da più generazioni una famiglia di artisti, ricamatori e decoratori. La Repubblica di Venezia, grazie ai fiorenti commerci, l'università e l'orto botanico di Padova, vanta in quegli anni un primato nella pubblicazione di erbari, libri di studi medici e zoologici. Questo interesse che deriva dalle scoperte geografiche si propaga dall'impero asburgico e diviene moda nelle corti italiane. Proliferano pittori specializzati in naturalia, cioè capaci di riprodurre soggetti dal vero con impressionante mimetismo. Ligozzi è il miglior illustratore in circolazione e per questo nel 1575 viene ingaggiato dai Medici con una pigione altissima, seconda solo a quella del Gian Bologna. Il suo soggiorno a Firenze durerà 50 anni. Ligozzi ritiene l'arte ancora più importante della scienza per la comprensione della multiforme varietà del creato. L'assoluta mancanza di ambientazione delle singole opere, che sono così iconicamente presenti davanti a noi a grandezza naturale, mostrano appunto questa specie di transfer emotivo nella cosa, inanimato, animata, ma poi tutto per lui era animato, e negli anni Ottanta del Cinquecento lascerà immagini che prima di lui soltanto Albrecht Dürer, con quella grande forza e intensità, aveva lasciato all'Europa. Lontano dall'essere un artista specializzato, Ligozzi ha l'occasione di dimostrare il suo estro compositivo grazie al successore di Francesco, Ferdinando I. Molto più interessato alle sue qualità di progettista e designer, come diremmo oggi, che a quelle di miniatore. Ligozzi disegna arazzi, stemmi, arredi, costumi, decorazioni di ogni genere, comprese scenografie provvisorie da cerimonia che abbelliscono la città in occasioni come le nozze granducali tra Ferdinando e Cristina di Lorena. È un artista a tutto campo, veramente, che completo in ogni suo aspetto. Ci sono molti disegni, tra l'altro lumeggiati in oro, preziosissimi studi per ricami, ci sono dei manufatti in pietre dure che sono stati fatti sul suo disegno, ci sono dei ritratti che dimostrano anche proprio la sua attenzione al particolare, al dettaglio, ancora diciamo derivata dai fiamminghi. Ci sono sui suoi disegni anche per i progetti di bicchieri, annotazione di suo pugno che servono per i manifattori, per coloro che dovevano materialmente realizzare il suo progetto, e lui è molto esigente, molto scrupoloso. La corte dei Medici è sempre stata indulgente coi suoi artisti prediletti e Ligozzi era religioso fino al fanatismo, ma anche incline a riempirsi di debiti e a lasciare lavori in sospeso. A spezzare i rapporti con la corte non fu tanto il carattere di Jacopo, ma un dipinto che eseguì per i frati cappuccini di San Gimignano, violando gli accordi di esclusiva che lo legavano ai Medici. Divenuto libero professionista, Ligozzi viaggia, lavora a Mantova per i Gonzaga ed è a Roma al soldo di Virgilio Orsini. Ma il suo legame con Firenze e coi Medici non si interrompe mai del tutto. Fioriscono le committenze per chiese e per privati e Ligozzi si afferma sempre più come solido pittore sacro, dalla religiosità profonda e riflessiva.
Da piccolo, al seguito del padre, anch'egli artista di corte, aveva vissuto a Trento il periodo del Concilio, assorbendo pienamente lo spirito moralizzatore della Controriforma. Nei suoi soggetti, soprattutto nelle sue Vanitas e nel suo ciclo di Vizi Capitali, leggiamo chiaramente il suo credo, fatto di visioni spettrali ed atmosfere cupe, che faranno da ponte per il barocco. Questa sua pittura religiosa di grandi tele ebbe un grandissimo successo. Tentò, ad esempio, e sperimentò iconografie nuove. Fu lui il primo tra i pittori fiorentini a dipingere santi appena canonizzati e al tempo stesso lavorò anche ad un filone di pittura religiosa dedicato più alla devozione in un formato leggermente più piccolo. Poi si dedicò a soggetti relativi al tema della morte. Era proprio ossessionato dal pensiero della dannazione eterna, quindi la morte rappresentava un rovello per lui. Aveva un figlio domenicano, svolgeva proprio meditazioni sul tema della morte. Ad esempio è uno straordinario ciclo di 4 dipinti della Passione che si rifanno e sentono, hanno sentore della rivoluzione caravaggesca. E qui davvero possiamo dire che Ligozzi, ormai anziano, sarebbe morto a distanza di 5 anni, e in questi dipinti lascia il proprio testamento spirituale e al tempo stesso artistico. Ripercorrendo la lunga carriera di Ligozzi, sorprende la scarsa attenzione dedicatagli dalla critica nei secoli più recenti. La collocazione della mostra nella Galleria Palatina lo affianca, almeno per qualche mese, ai suoi più illustri colleghi. La Galleria Palatina era la galleria di palazzo di residenza e annovera le collezioni di famiglia, quindi c'è il nucleo più importante di opere di Raffaello, di Andrea del Sarto. L'occasione è quella di vedere una mostra che riscopre un grande artista sconosciuto e nello stesso tempo anche abbiamo l'occasione di rivedere e di riscoprire anche un museo che ha avuto veramente un boom in questi ultimi anni e quindi può essere l'occasione veramente di misurarsi col fasto e la ricchezza della pittura di Ligozzi, ma dall'altro canto col fasto degli ambienti di residenza dei Medici.